Al lavoro l'ufficio elettorale preposto all'organizzazione delle elezioni di secondo livello per scegliere il nuovo presidente del libero consorzio comunale ed eleggere il nuovo consiglio consortile composto da 12 membri. Stamani l'ufficio elettorale, composto dal presidente Valentino Pepe, segretario generale del comune di Vittoria, da Nadia Grutta D'Auria, segretario generale del comune di Santa Croce Camerina, da Giampiero Bella, segretario generale del comune di Modica e da Alessandro Basile, dirigente del comune di Vittoria, si è insediato per dare corso ai primi adempimenti preelettorali, a cominciare dalla formazione dell'elenco degli elettori. Gli aventi diritto sono 187, ovvero 11 sindaci e 176 consiglieri comunali. Non partecipa alle elezioni il comune di Vittoria perché sciolto per mafia lo scorso 31 luglio. Le operazioni di voto si svolgeranno il 30 giugno 2019 dalle 8 alle 22, mentre lo spoglio avverrà il giorno successivo a partire dalle 8. Considerato che il voto espresso dagli aventi diritto sarà col criterio della ponderazione, gli 11 comuni della provincia di Ragusa sono stati suddivisi in 4 fasce in base alla popolazione. Nella fascia A vi sono i comuni di Giarratana, Monterosso, perché con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Nella fascia B i comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi e Santa Croce Camerina, in quanto con popolazione fino a 10.000 abitanti. Nella fascia C i comuni di Comiso, Ispica, Pozzallo e Scicli, perché con popolazione fino a 30.000 abitanti. E nella fascia di Ragusa e Modica, perché hanno una popolazione fino a 100.000 abitanti. Il peso elettorale di Vittoria, che non vota, è stato suddiviso proporzionalmente tra i comuni di fascia C. Il voto col criterio della ponderazione comporta che il voto di un consigliere di una determinata fascia ha un peso diverso rispetto a quello delle altre fasce. Per la presentazione della candidatura a presidente del libero consorzio comunale ci vuole una percentuale del 15% degli aventi diritto ed il termine ultimo è il 10 giugno 2019. I candidati alla presidenza del libero consorzio attualmente sono i sindaci di Ragusa, Modica e Scicli. Pepe Cassì, in qualità di primo cittadino della città capoluogo, non ha intenzione di cedere il posto ad altri. Ignazio Abate punta tutto sulla sua passata esperienza in qualità di consigliere provinciale, mentre Enzo Giannone sarebbe l'outsider proveniente dal Partito Democratico.